Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Italian Farm. Allora, ho tenuto fede alle promesse, nel senso che vi avevo detto che avrei trebbiato probabilmente in live e così è stato. E quindi sono andato davvero tanto avanti, eh. Adesso facciamo un bel giretto e poi andiamo a comprare due, anzi tre nuove cose che ci serviranno assolutamente. Uno è il nuovo Fend e poi delle facce condizionatrici, ma penso che l'abbiate già capito o dal titolo o dalla thumbnail, cioè dell'immagine del video. Allora, cosa ho fatto? Un po' in live e un po' off camera, ho continuato a trebbiare, quindi voi avevate visto che ero più o meno a metà di questo campo e l'abbiamo trebbiato insieme nel video scorso, nell'episodio scorso. Poi con la live abbiamo trebbiato ancora questo, abbiamo finito il campo, abbiamo iniziato questo qua e mi pare basta, perché poi sì, basta. Poi dopodiché io mi sono spostato, forse verso la fine della live, sì, mi sono spostato, sono andato dentro l'azienda, ho cambiato la testata, ho messo la testata da, diciamo, per i seminativi da interfila stretta, quindi siamo venuti qua, abbiamo trebbiato il frumento. Questo poi abbiamo, poi diciamo che la live è finita qui. Poi ho continuato, ho ancora trebbiato questo campo, quest'altro campo, questo qui e mi pare basta. Poi sono andato ancora un sacco avanti con la semina, ho finito di qua di seminare, poi ho seminato questo megacampo qua, che prima era mais, adesso di nuovo mais, ma lo utilizzeremo per il trinciato, per riempire queste bellissime trincee, oppure iniziare a fare biogas, adesso decideremo insieme. Poi ho seminato anche questo campo qua, quest'altro, quest'altro qua, quest'altro qua, quest'altro qui, oh mio Dio, qua non l'ho finito. quest'altro qua, quasi tutti i campi sono concimati a parte questo che non era finito, e quindi niente, finirò di trebbiare tutto quello che c'è di nuovo off camera e poi procederemo a far crescere gli altri campi. Comunque non è questo il giorno in cui andremo a trebbiare, infatti adesso lasciamo qui la roba. Ho fatto un po' di soldini perché ho venduto tutto, alla fine ho detto, boh, visto che ci servono soldi, ho restituito tutto il debito, quindi 140.000 euro sono andati per restituire il debito, quindi adesso siamo a debito zero, però ho guadagnato 250.000 euro, senza contare il fatto che comunque ho seminato, e seminare non è cosa da poco, perché facevo fare tutto agli operai, quindi tutto in automatico, con semi, ho concimato, quindi diciamo che sono partiti abbastanza soldini. E niente, adesso ci ritroviamo con 250.000 euro, un bel po' di campi seminati, quindi si prospettano altri guadagni, almeno il doppio penso, perché comunque c'è ancora tanta roba da raccogliere. Quindi, lo so che state aspettando il nuovo acquisto. Sì, quello era un rutto che tentava di uscire, ma io sono una persona educata e quindi non lo faccio uscire. Allora, facciamo che andare in categoria mod, andiamo a comprare il Fend 930 vario TMS, 170.000 euro. Voilà! Premessa, non l'ho ancora mai provato, quindi lo scopriremo insieme. Ah beh, già che ci siamo, compriamo anche ciò con cui lo utilizzeremo oggi. Che sono? Dato che vi avevo detto che dovevamo iniziare anche a trebbiare, scusate, a sfalciare l'erba e poi gestire tutto il discorso dell'erba medica, ho inserito due faccia condizionatrici che non avevamo ancora visto sul canale, però la categoria, qua, facciatrici, che sono di Frabel e sono le Crown Easy Cut, cioè sia la F320 che la, oddio, ma perché Shift? Ah, sono tutte e due 320, però una è Shift e l'altra no. Capisco. Il prezzo diciamo che è ancora abbordabile, non è nulla di che. C'è solo da capire, dato che anche queste non le ho ancora mai provate, se c'è bisogno del, mi sa che c'è bisogno dell'attacco rapido. Adesso proviamo ragazzi, proviamo ad andarci a mettere, con il nostro bel fendozzo che vediamo dopo per bene al lavoro, proviamo a metterci un attimo, ecco qua, tac, no ok, va benissimo che così senza l'attacco rapido, meno male, perché non c'avevo proprio. Allora, ops, allora, il discorso qual è? È che so che le crone non sono proprio le falciatrici, le falce condizionatrici più utilizzate in Italia.
Però in effetti in Italia non penso che ci sia un'azienda che vende più delle altre, almeno per quello che ho visto. Io ho visto tantissima varietà ovunque, c'è chi utilizza Kuhn, c'è chi utilizza Galfrey, c'è chi utilizza quello che volete, Pottinger, di tutto, ok? Io ho visto di tutto, anche Class. Alla fine queste erano quelle che mi sembravano fatte abbastanza in un modo decente, diciamo, e quindi ho detto, boh, facciamo che utilizzarle. Allora, adesso vediamo solo un attimo, volevo scoprire se c'è qualche funzione figa. Ah, ok, in cabina posso utilizzare l'EC. Ok, perfetto, allora tiro giù questo. Qui, open front hydraulic, non mi dire che l'ho lasciato chiuso. Ah no, ok, è già open, è già aperto. Open edge, ok, allora, qua dietro a posto. E poi, qua cos'è? Open beacon light. No, torna su. Ok, va bene. Non perdiamoci su queste fefferie. No! Ho sbagliato a premere tasto. Ok. Ora possiamo andare verso il campo che andremo a sfacciare. E decideremo poi in seguito, ma penso che faremo un po' di balle per adesso. Visto che comunque abbiamo l'attrezzatura, ci manca solo... Ci manca solo il ranghinatore. E il voltafieno, ma li compreremo penso nel prossimo episodio o qualcosa del genere, perché adesso volevo appunto utilizzare solo questo mezzo qua. Oppure vediamo, non lo so, adesso vediamo, decidiamo insieme, tutti felici e contenti. Allora, un buon campo d'erba, vediamo un po'. Allora, ad erba come zona c'è questa qua, che però è un po' scarna, cioè ok, è buona, però non c'era anche qualcos'altro. Aspettate, adesso mi viene il dubbio. Erba, c'è tutta quella zona là dietro che nella mappa, ah, la conta come campo. Ok, allora andiamo quella zona là dietro che è un po' più grossa. Quindi adesso vediamo un attimo quanto è che fa di velocità massima questo bel fendozzo. Quanto fa? Ah, c'è un po' di gianti, altrimenti siamo fuori legge. Fa penso i 50, adesso vediamo. Sì, 49. Qua è di nuovo tutto ancora da seminare, eh. Mi dispiace, ho perso, l'ho già detto per chi non avesse ancora capito, ho perso praticamente non tutto il raccolto ma quasi, perché ho fatto passare il tempo senza accorgermi, c'era la spunta su appassimento e quindi mi è passito. E poi ce lo siamo bevuto. Allora, giriamo di qua. Di là ci sono le nostre belle balle impilate. Ma aspetta, io ce l'avevo una faccia condizionatrice. Fate vedere. Eh sì, era lì. Allora magari c'è ancora la... Devo controllare, magari ce l'ho la roba per passare ranghinatore volta fine. Se ce l'ho, siamo a cavallo. Allora, già. Ok. Era da tanto tempo che non portavo video. E un po' mi dispiace. Però, hey, lo sapete, va tutto in base ai miei impegni. Ora, anzi, sono entrato un po' troppo lungo. Apriamo qua dietro. Tac. Poi, gli diamo... Ah, prima devo aspettare, ok, va bene. Lo attiviamo e lo abbassiamo. Selezioniamo davanti. Non è da aprire, vero? No. Lo attiviamo e lo abbassiamo. Per fare un buon lavoro ci avvaleremo della GPS Mode. Lo so che alcuni di voi forse la odiano, ma è di un comodo perché poi puoi fare le riprese fighe, cioè ragazzi, c'è neanche da parlarne. Non bisognerebbe neanche disquisirne. Ok, così, automatica, va bene, inizia ad andare, vediamo quanto riusciamo a fare con velocità. 21 mi sembra una buona cosa, sì. Ci piace 21, ci piace. Vediamo un attimo se ha qualche script particolare, perché no, niente. Ci sono alcuni set di falce condizionatrici in combo che danno la possibilità, premendo solo una volta V, di alzare sia davanti che dietro. Invece qui dovremo fare un po' di casino. Vabbè. Ci piace strano, diciamo. Allora, qua alziamo, selezioniamo dietro, alziamo anche dietro. Ma ho detto alziamo anche dietro perché ho stressato. Ora facciamo come i professionisti, ci mettiamo qui, poi abbassiamo di nuovo davanti, tac tac tac,
Perfetto, ma io ho detto solo davanti, mi canto dietro. Ah, ma sono basso. Dietro un po' troppo basso. Dovrei riuscire a capire come mai. Vabbè, a sto punto facciamo un bel giretto attorno. Lo so, ragazzi, che sto facendo un casino proprio della ha. Ma è così. Allora, ragazzi, allora, per quanto riguarda Fiera Agricola, ne ho anche già parlato un pochino in live. E ormai è quasi in dubbio la mia presenza a Fiera Agricola. Lo so che ne avevo parlato davvero tanto nello scorso episodio, quindi con una buona probabilità, diciamo un 60, un 70%, non riuscirò ad essere a Fiera Agricola. Perché, allora, il discorso che ho già fatto anche nella live, ma lo so che voi probabilmente non avrete guardato, però vi invito lo stesso ad andarla a vedere, perché abbiamo trebbiato, ci siamo divertiti, abbiamo parlato insieme, tutte queste cose qua, e c'era anche AgriHD tra l'altro. E comunque il discorso era che quando vi ho parlato, quando ho registrato lo scorso episodio di Italian Farm, avevo guardato i prezzi dei treni e c'era un'offerta, mi ero basato su un'offerta per il biglietto, perché comunque, come sapete, io non ho ancora la macchina e la prenderò, cioè la macchina in teoria la dovrei prendere, se tutto va bene, fra un po', ad agosto, settembre, bla bla bla, quindi un po' più avanti, e quindi sono obbligato ad andare in treno. Andare in treno ovviamente costa qualcosina, mi ero basato su dei prezzi, appunto fatti sulla base di un'offerta, per cui mi costava sui 60 euro compreso il biglietto. E ok, ho detto 60 euro è già tanto, ma ci può ancora stare. Peccato che questa offerta è finita e il prezzo attuale, cioè attuale, oddio, l'ultima volta che ho controllato era una settimana fa, sarebbe stato di, se non sbaglio, tipo 90 euro, sempre biglietto più trasporto. Però comunque capite che è tanto, e io 90 euro non li voglio sborsare solo perché, cioè, per vedere una fiera che sì è carina, sì mi dà la possibilità di incontrarvi, ma allo stesso tempo è pseudo sostituibile dal punto di vista della meccanica dall'EIMA, a cui voglio andare assolutamente, a Bologna, diciamo che è un po' così il discorso, quindi non voglio spendere quella cifra lì. Però adesso, proprio oggi, news, un mio amico mi ha informato che forse c'è un consorzio della sua zona che organizza un pullman o qualcosa del genere. Quindi mi farà sapere se è possibile aggregarsi, se ci sono ancora posti, e quindi nel caso vi farò sapere anch'io. Penso che, se non sbaglio, se andrò col consorzio sarà poi di sabato. Ma tanto alla fine ho visto che più o meno, a parte chi ci va con la scuola, sabato è il giorno più trafficato, più o meno da tutti. Allora, adesso si va avanti, noi continuiamo a tagliare. Zitto e taglia, taglia e zitto. E noi che si fa? Tagliamo, tagliamo. Dai, chi è che coglie questa citazione da un famoso cartone animato, che ha segnato la giovinezza, la bambinità. La bambinità esiste, però. La bambinità di chi è della mia età, più o meno. Una roba del genere. Dai. Giù nei commenti scrivete da dove ho preso questa citazione. Modificato ovviamente, perché non c'è mai stato un cartone animato che ha parlato di sfalciare. A parte, aspetta, Trattorino Tommy, qualcosa del genere, che è un qualcosa di stupendo. Lavora sodo, più forte di un tram. È piccolino, ma è un eroino. Trattorino rosso. Si va! Devo trovare dei DVD, un cofanetto, qualcosa del genere, perché me lo voglio vedere tutto. Allora, adesso facciamo solo un attimo una cosa molto carina e cucciolosa, cioè fare un altro giro di capezzagni, perché altrimenti qua non si resiste. Noi non si resiste, signora. E ok. Poi, tra l'altro, adesso è periodo per tutti quelli del 2002 o più grandi, se siete stati bocciati, di scegliere le scuole superiori. E io, tra l'altro, ho fatto l'orientamento, mi sono occupato dell'orientamento per la mia scuola un bel po' di mattinate, in realtà, cioè adesso non mi ricordo, ma
più o meno tra una cosa e l'altra mi sarò occupato di una mole di 50-60 alunni, che non è poco. E tra l'altro ho incontrato anche tantissimi di voi che mi seguite sul canale, quindi vi saluto se siete venuti ad incontrarmi. E spero che comunque questo periodo, che è molto importante per la vita di ogni studente, ma cioè è importante per la vita poi anche del futuro, non solo di questi 5 anni che passerete nelle superiori, spero che possa essere vissuto da voi come, non come uno stress, ma una possibilità di scegliere qualcosa che vi piace. E quindi niente, nella live molti mi hanno chiesto se l'Agraria secondo me è una buona scuola, tanto che io la frequento, e ho già risposto anche lì. Però se state guardando Gromoderni, un motivo ci sarà, di sicuro non per le tette, perché siamo sprovvisti al momento, ci stiamo cercando di procurarcele, ma al momento siamo sprovvisti di tette, e quindi di sicuro penso sia per chi vi piace l'agricoltura, o non vi piaceva all'inizio, adesso vi piace, perché so che anche molti di voi si sono convertiti ai trattori, cioè una cosa pazzesca, gente che magari mi ha conosciuto per Eurotruck è iniziato a guardare farming e adesso ci gioca, cioè una cosa pazzesca, cioè, questi sono i poteri di YouTube, una roba pazzesca. Allora, io volevo fare quella roba figa che solo adesso potrò iniziare a fare perché ho un buon numero di capezzagne, e scusatemi se sto facendo un po' di cavolate facendo manovre senza alzare, ma capitemi, è un casino, mi dovrei fermare ogni 3 secondi. Spegniamo i lampeggianti. C'è gente che odia vedere i trattori al lavoro nei campi con i lampeggianti accesi. Le storie vere, eh? Allora, true story, bitch. Ok, vai così. Ecco, questo è il discorso delle cose fighe di cui vi parlavo prima. Cioè solo la GPS mod vi fa fare questo. O un geometra. Ma è difficile avere un geometra in farmi. Comunque mi piace tantissimo questo fondo. Parliamo anche un pochino dei mezzi che inseriamo in questa serie, perché altrimenti poi giustamente la gente si lamenta, ma Agro non parli mai dei mezzi che inserisci nella serie. Questo è il mio fan preferito, ok? Nella realtà questo è il mio fan preferito, non so neanche spiegare il motivo. Mi è sempre piaciuta un po' il look massiccio, che secondo me si sta sminuendo. Non dico che i nuovi fan siano da femminucce, perché non è vero, sono molto belli i nuovi fan. Però, wow, cioè, guardatelo, sembra, non lo so, mettete a confronto un Fender 930 versione TMS contro i nuovi Vario, cioè sembra un bodybuilder contro un hipster, più o meno una cosa del genere. E no, io non sono hipster, non è che se uno si mette una camicia quadri è solo perché è hipster, ok? Giusto per metterlo in chiaro, perché ovviamente ci sarà gente che andrà nei commenti: Magro, ma anche tu sei un hipster perché la camicia a scacchi nera e rossa. Comunque stavamo dicendo, questo è il mio trattore preferito, quindi sono di nuovo di parte. Motori pazzeschi, motori MAN che hanno funzionato davvero tanto, hanno tirato e ce ne sono ancora tanti 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 al lavoro. Che altro dire? Penso che sia un simbolo dell'Italia, nel senso che ok, la serie Vario sta vendendo molto in Italia, non so se tra i trattori più venduti, mi pare che è da un po' di anni che comunque New Holland sta continuando a tenere il titolo del maggior numero di trattori venduti, se non sbaglio. Però comunque di Fendt se ne vendono tanti in Italia, ma a mio parere questo rimane come, non lo so, se mi dici Fiat Tiger io penso al 180-90, se mi dici Fendt per l'Italia io penso al 930. Quindi ho pensato di aggiungerlo appunto in questa serie, grazie anche ai vostri consigli, proprio perché appunto è un simbolo dell'Italia. Come al solito ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti, ma proprio tutti i link, così potete provare le mod a casa vostra. Ecco, una cosa, diciamo una nota tecnica, anzi una nota di servizio. Ultimamente sulla pagina e sul mio profilo privato sono e siamo molto lenti a rispondere. Mentre una volta, di solito, se la gente ci scriveva e aveva un problema, di solito lo risolvevamo nel giro di un'oretta massimo, adesso c'è la possibilità che magari se mi inviate un messaggio non venga letto anche per un giorno o più, proprio perché tempo zero, e
siete sempre di più, siete tantissimi. Adesso non so se quando questo video sarà online saremo già in 7000 sul canale, 7000 iscritti, ma ci stiamo andando vicini, quindi potete capire che siete davvero tanti. Io ho una mole di, penso che tra il profilo privato e il profilo sulla pagina, più o meno 40-50 persone diverse che mi scrivono ogni giorno ci sono, quindi capite che è tosta, sarebbe troppo tosta rispondere a tutti. Quindi niente, provate, con questo non vi voglio dire che non dovete scrivere, perché noi comunque leggiamo sempre, rispondiamo sempre, però solo dato che ci sono alcune persone che lo fanno, non mettetevi lì a scrivere "ehi, ma mi rispondi? Ehi, ci sei?" o cose del genere, perché non serve, perché se io non ho ancora letto il tuo primo messaggio, probabilmente non ci sono. Diciamo che più o meno è quello il ragionamento. Ok, allora direi che per questo episodio è tutto. Noi adesso stiamo finendo il campozzo. Adesso ho bisogno di voi, ragazzi. Secondo voi, cosa potrei mettere come voltafieno e come ranghinatore da utilizzare nel prossimo episodio? Perché ovviamente deve essere qualcosa che è in stile italiano, ok? Quindi non proponetemi qualcosa tipo un quadrirotore, perché ok che c'è qualcuno che lo utilizza, ma in un campetto così non utilizziamo di sicuro un quadrirotore. Né tantomeno magari un ranghinatore monorotore, che cioè, ci metto poi 30 anni altrimenti a utilizzarlo. Comunque ci siamo capiti. Se avete qualche link lo mettete nei commenti e io leggo tutto. Ecco, i commenti sono una cosa che leggo sempre. Rispondo pochissimo sotto i commenti, perché cerco di fare in modo che siate voi a rispondere tra di voi, ad aiutarvi tra di voi, perché è una community anche questo. Però li leggo tutti, quindi se mi mettete un link siete sicuri che io lo guarderò. Va bene, io finisco quest'ultima riga. Direi che ci vediamo nel prossimo video. Domani non penso che ci sarà una live, solo perché sono un po' stanchino, è stata una settimana abbastanza pesante, chiusura di quadrimestre, quindi mille verifiche, interrogazioni tutte ammassate, però sono sopravvissuto, ragazzi, come anche sopravviverete voi se seguite Gromoderni. Quindi mi raccomando, like sotto il video, noi ci vediamo prossimamente, ciao a tutti ragazzi.